Lunch Cabaret. Ma io non riesco a capire come è successo. Io ero uno dei conti più ricchi, più famosi. Ho perso tutto, tutto. Non ho più un soldo. Il telefono. Pronto? Contessa, buonasera contessa. Come va, come va? Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Le mie sette villi stanno bene, stanno bene, stanno bene. Lei tutto a posto, come va? Ah, quando vogliamo organizzare una cena assieme? Ma per me contessa può venire da me quando vuole, stasera, alle 8. Ma no, stasera alle 8 è perfetto, è perfetto. Ci vediamo stasera. Stasera alle 8. E io non so nemmeno io che mi devo mangiare. E che gli diamo? Che gli do? Devo fare solo una cosa. Devo chiamare Ruggero. Ruggero! Contesto, facciamo sempre questo scherzo. Ruggero, non devi scherzare, non è proprio il momento. Che c'è? È successo un caso. Ruggero, ma quante volte te l'ho detto che è vicino a me? Ruggero, mamma mia, ma che brutte figure mi fai fare. C'è un problema, sì. Stasera ha chiamato la contessa. Chi? La contessa. E chi è? Come chi è? La contessa, è una importante. Ha detto che vieni a mangiare da noi stasera. Non fare così, Ruggero. E quello è il problema. Che gli diamo? Ci diamo il fegato con le cipolle, quella abbiamo. Ma come? Ma secondo te viene la contessa a casa nostra e gli diamo il fegato con le cipolle? Quella abbiamo solo il fegato con le cipolle. Ruggero, no, non va bene. Tu ti fai i debiti. Non sai mai quello che ti mangiare. Ma facciamo facciamo. Ci serve un piano. Piano, vieni con la contessa. Spremi le menti. Ma che spremi? La contessa si deve adattare. Diamo il fegato con le cipolle. Basta. Non ti possiamo dare il fegato con le cipolle. Dobbiamo fare un... Non lo so. Pensa, ci serve un piano. Ragiona. Aspetta. Ma che stai facendo, Ruggero? Mi dovete concentrare. Ma questo è stretching. Nel senso, ci devo concentrare. Sta salendo sul cavallo? Non si sprema troppo? È arrivato. Chi è arrivato? Ho il piano con te. A piedi è arrivato. Ho il piano. Allora, viene la Marchesa? A che ora viene? La Marchesa. Ah, ok. A che ora viene? Alle 8 precise. Okay. Allora facciamo una cosa. Prima che arriva la Marchesa, noi la creiamo in un inganno. Ma no, non possiamo fargli un inganno. Allora, noi facciamo credere alla Marchesa che abbiamo l'anatra. Ma non ce l'abbiamo. È l'inganno. Noi facciamo credere alla Marchesa che abbiamo l'anatra all'arancia. Però poi diamo il fegato con le cipolle. Ma ti spiego un po' che abbiamo proprio geniale. Ovviamente è proprio geniale. Piace proprio a Nenucci Avanti. Allora, praticamente facciamo così. Iniziamo la scena. Io col mio Sour Fashions, no? Che cosa? Tienilo dentro il Sour Fashions. Cioè, dobbiamo pure accogliere la Marchesola, no? Allora arriva la Marchesola, la prendiamo. Benvenuto. Allora, Marchesa. Allora arriva la Marchesa, la faccio accomodare. Vengo vicino a te e dico: Conte, gradisce per caso un aperitivo? Sì. E perché? Ha trovato l'acqua per bere. Dobbiamo far credere alla Marchesa che abbiamo l'aperitivo, non ce l'abbiamo. Quindi, Conte, gradisci per caso un aperitivo? Tu dici no, bravo, che non ti dico niente. Io vicino alla Marchesola gli dico la stessa cosa. Conte, Marchesola, a furia di chiamarla, ma mi confondo pure io. Allora, Marchesola, gradisci un aperitivo, quello che fa. Disse che è Marchesa, segui il Galateo, perché è educata, giù. Quindi se tu dici di no, lei dice no. Quindi io faccio la stessa domanda a lei, lei dice di no, e l'abbiamo fregata. L'abbiamo fregata sull'aperitivo, poi all'improvviso io dico, Conte, adesso vado a controllare la cottura dell'anatra all'arancia, che non abbiamo. Perché abbiamo il fegato con le cipolle, solo quello, ma non gli possiamo dare. Dobbiamo far credere alla Marchesa che abbiamo l'altra all'arancia. Oh, facciamo.
All'improvviso, sai, il momento sempre del savoir faire. Lasciamo, andiamo a perdere. Esco, poi rientro. E dico, Conte, Angelica. Conte, dov'è Angelica? Dov'è la cacciuta? Angelica, non mi prendere in giro. No, dov'è il cano? Dov'è il cana? Dov'è la cana? Dove stai? Dici, vedi, è andata nelle nostre sette sfavillanti cucine, ma anche la cucina, però devi far credere alla marchesa con l'inganno che abbiamo sette sfavillanti cucine. Quindi dove è andata la cana? Nelle nostre sette sfavillanti cucine. Bravo, io vado, poi rientro e dico, ma no, faccio Conte, Ruggero. Conte, ma sei... Ruggero! Conte! Ruggero! E tu direi vicino a me, non vorrai mica dirmi che la cana si è mangiata l'anatra all'arancia? Come si è mangiata? E io ti dico sì! Però c'è rimasto un po' di fegato con le cipolle e gli diamo il fegato con le cipolle. Ma che immaginate? Sei un genio! Sì! E l'abbiamo fatto un genio! Ma proprio a che ora... Hai capito il piano? Allora noi facciamo vedere la marchesa che abbiamo l'anatra all'arancia. Sì! Però abbiamo il fegato con le cipolle. E io vengo, dov'è la cana? Dov'è il cane? Dov'è il cane? Tu dici, il cane, vedi che sta le sette sfamiglianti così. Oh, io vado a vedere, ma all'improvviso torno, dico, ma no, Conte, non vorrei mica dirmi che la cana si è mangiata l'anatra all'arancia. E dico, sì, però c'è rimasto il fegato con le cipolle. Purtroppo quella alla marchesa, tutto gli altri. Fino alle 8 precise, Ruggero. E sono le 8? Come sono le 8? Ma ci dobbiamo preparare. Ci dobbiamo preparare. Ma dimmi il cellulare di Ruggero, che non so dove metterlo. Mettilo da qualche parte. Tac, tac, tac. Puzza la marchesa. La marchesa. Vai ad aprire tu. Io che vado a fare? Non so che fare. Ma come sarà? Calmo. Calmo, niente savoir faire. La marchesa, aspetta. Perché? Ma che non zoomi la marchesa? Ma che non zoomi? Che è arrivata la mano? Ma quale mano? Devi tirarla, devi tirarla! Piano! Marchesa, ma benvenuta! Piano, la devi tirare! Benvenuta! Ma che figure mi fai fare, non c'è! Marchesa, benvenuta! Conte, buonasera! Marchesa, buonasera! Buonasera! Marchesa, senta, benvenuta nella nostra dimora, qui c'è il Conte! Qui ci sto pure io, se l'ha notato. Buonasera, buonasera Conte. Buonasera Marchesa. Contessa, io vi lascio parlare col Conte. Conte, Contessa, io vado, poi torno. Qualsiasi cosa a disposizione, Marchesa. Conte. Come va? Tutto bene? Tutto bene, lei com'è che sta qui nella sua egregia? Maracaibo! Chi è stato? Era forza! È Ruggero, lui. Un po' ambiguo il suo maggiordomo. A volte canta, ma è un uomo fidato, sta con me da un sacco di tempo. Holy! San Marchese, sono arrivato di nuovo. Conte! Sì? Gradisce per caso un aperitivo? No! Contessa, gradisce per caso un aperitivo? Sì, grazie, un crudino. Non è un crudino, abbiamo andato a collegare di solo crudino. Ma che sta la colpa è impreparata, la colpa, te l'ho detto, ma il copione su WhatsApp, quella lo studio arriva preparata, e sa quello che deve rispondere, ma che dobbiamo fare? Chi lo deve su crudino? Contessa, facciamo una cosa, adesso che faccio? Io rientro, poi torno, va bene, faccio la stessa domanda, lui dice di no, se lui dice di no, tu, ok, capito, mo penso di sì, allora mo vado, Contessa, arrivo subito, opla! Oddio, ho avuto un flash di Hustel. Che brutte figure che scena pensa che lo... Conte? Sì? Ascolta. Gradisce un aperitivo? No! Che ha detto? No! Contessa, gradisce un aperitivo? Sì, gli ho detto di sì, un crudino. È scemo! No! Ma come devo... La seconda volta, non sapevo cosa rispondere, è scemo! Allora, Contessa, io che faccio? Mo esco di nuovo, rientro, poi faccio la stessa domanda per la terza volta. Scemo quasi, non capisce, scemo. Per la terza volta, Contessa. Vabbè, torna, che questo suo maggiordomo,
mi scusi. Oh, di Ruggero, un doppio da Sciagliusta. Conte, gradisce un aperitivo? No! Ripetila, contessa. No! Contessa, gradisce un aperitivo? Sì, gli ho detto di sì! Ma si cavona! Ma che cavona? Ma che cavona? Scusate, scusa, che cavona! Ma che cavona? Ma devi dire no, devi dire no! Come ci arriva tra l'arancia? Ma lei ha detto... Ah, la tua arancia! Io ho detto alla tua arancino. Io farei di tutto, rinuncerei a tutto per la tua arancia. Che detto? Rinunzerei a tutto per l'anatra all'arancia. Tutto? Tutto. Anche all'aperitivo? Anche all'aperitivo. Ma mamma? Oh, mia! Sono pregata! Non ci volevo uscirmene! Abbiamo fregato sull'aperitivo! Contessa, brava. Adesso andiamo a vedere la cottura dell'anatra. Sì, sì, vai a controllare. Tipo, fregate che ci vuole, che se la c'è. Contessa, abbiamo un'anatra all'arancia fatta bene. Il cuoco sono io, vado a controllare. Vai a controllare. La contessa per qualsiasi cosa a disposizione. Si tranquillizzi, Marchesa. Conte, questo suo maggiordomo è sempre più ambiguo. Lo so, un po' ambiguo, ma... Spiripicchio! Spiripicchio! Ma che stai facendo, Ruggero? Angelica, ma chi è lo Spiripicchio? Ma è proprio difficile, non lo ho mai saputo fare. Ha visto Angelica la cana nostra, contessa? No, l'ha vista. Ruggero, ma forse dovrei andare a controllare delle nostre 7 sfavillanti cucine. Può essere che Angelica è lì. Abbiamo le 7 sfavillanti cucine. No, andiamo su una casa vecchia. Adesso vado a controllare se la cana, giustamente, Angelica, sta nelle 7 sfavillanti cucine. Vado a controllare. E tanto la cottura dell'anatra all'arancia è pronta, contessa, eh? Ah, l'anatra, sì. Vado a controllare la cana, Angelica. Vada. Nella cucina, dove sta Angelica? No, ma non lo fa così. Zotico, veramente zotico. Lui non lo fa apposta, non lo fa apposta. Oh, mamma mia! Che è successo? Che è successo? Conte! Ruggero! Conte! Ruggero! Ma non vorrei mica dirmi che il cane ha mangiato l'anatra all'arancia! No! Quello stronzo si è mangiato il fegato con le cipolle! Village Cabaret!